Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo del mal d'amore e per farlo partiamo dalla novella di Boccaccio. Siamo infatti nella quarta giornata e la novella è la numero 8. Siamo infatti nell'ambito dell'amore infelice e quindi i personaggi che andremo a raccontare non faranno certamente una buona fine. Sono infatti i protagonisti Girolamo e la Salvestre. Girolamo è innamorato infatti di questa ragazza, ma per volontà della madre viene spedito a Parigi affinché si dimentichi infatti del suo amore. Diverso tempo dopo Girolamo torna e trova la Salvestra sposata. E subito il mal d'amore si impossessa nuovamente di lui e quindi per questo motivo Girolamo cade morto stecchito. La Salvestra, accortasi infatti della morte di Girolamo, si accascia sul corpo dell'amato, anch'essa senza vita. Amici, parenti, familiari o i concittadini non si stupiscono più di tanto perché praticamente per la coscienza medievale era ovvio morire per amore quando appunto questo amore non era corrisposto, era un amore eccessivo oppure impossibile. Detto ciò, possiamo chiaramente ritrovare nella letteratura anteriore al Decameron di Boccaccio tutta una letteratura medica incentrata proprio nell'indagine del mal d'amore, ovvero era possibile, esisteva. Col termine di mal d'amore si vanno ad indicare due tipi di patologie. Uno che era appunto riferibile all'ambito della sfera quindi delle malattie sessuali e l'altro invece è riferibile alle malattie, potremmo dire, della testa, del cervello, tant'è vero che molto spesso il mal d'amore nei testi medici si ritrova prima o dopo le malattie che indagano comunque, o che riguardano proprio il cervello. I primi scritti comunque sull'amore in generale sono certamente molto antichi e possiamo ad esempio rifarci sicuramente a Platone, dove però l'eros che ritroviamo nel Simposio e nel Fedro è un eros che si caratterizza per essere un motus ad perfectionem e non infatti una potenza devastante, anzi viene quasi definito un ecstasis proprio perché è capace di innalzare l'animo dell'individuo verso chiaramente vette simili a quelle divine. Ma se la letteratura appunto e la filosofia greca vedeva in tal modo l'amore, nello stesso avviso non erano certamente appunto gli arabi, i quali anche loro individuavano due tipi appunto di amore. Uno era infatti un amore che riguardava la sfera dell'ambito religioso e l'altro invece era un amore che si caratterizzava per avere una come dire per mettere l'uomo in uno stato di servitù nei confronti della donna. Questo amore così smodato avrebbe poi portato proprio alla malinconia e di conseguenza anche alla licantropia. Ci sembra infatti, insomma, siamo quasi, come dire, veramente un volo pindarico da malinconia a licantropia, ma in realtà i testi greci sottolineano infatti questo tipo di trasformazione. Purtroppo ci sono molti pochi frammenti riguardo questo argomento e quindi è difficile indagarlo con una certa certezza. E poi un'altra cosa interessante da dire è che nel Medioevo questo mal d'amore ritorna, continua ad essere appunto indagato, in quanto ad esempio nell'ambito della scuola medica salernitana, quindi nell'undicesimo secolo, Costantino l'Africano traduce alcuni scritti in latino e vediamo che quest'ultimo traslittera la parola eros senza la H, anche se comunque nel XIII secolo ritroviamo eros scritto proprio con l'H, rimandando infatti all'idea e alla parola italiana di eroi, quindi individui mossi da un sentimento così forte da compiere delle gesta straordinarie, il caso ad esempio dell'Orlando innamorato, ma anche certamente dell'Orlando furioso. E poi arriviamo alla metà del 200 con Arnaldo da Villanova, che era un medico di origini spagnole che si era formato però a Montpellier, che scrive un libro che si chiama De amore eroico. Si tratta infatti della prima vera e propria monografia che indaga il mal d'amore e secondo Arnaldo l'amore mal d'amore non era una vera e propria malattia, ma era un sintomo che poi avrebbe sconfinato nella follia. Tant'è vero che viene annoverato tra appunto i vari tipi appunto di follie. Ma se il mal d'amore è una malattia per gli uomini tanto antichi quanto medievali, come lo si poteva curare? I rimedi erano due, di tipo razionale o di tipo irrazionale.
I rimedi razionali prevedevano infatti che il paziente magari facesse delle lunghe passeggiate, stesse all'aria aperta, oppure coltivasse i propri hobby come magari la musica, la pittura ed altri tipi di svaghi, oppure poteva essere allontanato per lungo tempo dal luogo in cui risiedeva proprio l'oggetto di questo mal d'amore, o ancora appunto avrebbe dovuto congiungersi a tale oggetto. Molto spesso era infatti una donna irraggiungibile per diversi motivi. Ma talvolta chiaramente questo non era possibile. I rimedi, infatti, razionali sembravano insomma funzionare quando lo stadio del mal d'amore era praticamente all'inizio, ma quando questo mal d'amore diventava praticamente insomma come dire insopportabile, bisognava ricorrere a rimedi irrazionali. Questo perché proprio gli stessi pazienti ormai erano insomma talmente pervasi da questo mal d'amore che non riuscivano più a avere un contatto reale con il mondo che li circondava, e quindi si improvvisava un teatrino, ovvero veniva chiamata un'anziana donna che improvvisava uno spogliarello e mostrava poi al paziente un panno sporco di sangue mestruale, gridando Talis est amica tua Talis. E con questa immagine tra il serio ed il faceto e quasi il grottesco, vi lascio alle vostre considerazioni. Spero che il video vi sia piaciuto e che lo condividiate.